Salve a tutti amici di YouTube, sono Informatica Tutorial. Oggi vi mostro il RAM Booster, un file Visual Basic Script che opera ad alleggerire la nostra RAM. Lo creiamo con un loop infinito temporizzato in modo tale che liberi il quantitativo di RAM periodicamente. Apriamo il nostro amato blocco note. Rinominiamolo successivamente, ora passiamo ai fatti. Dunque andiamo subito a scrivere la parte di codice. A uguale a 0, che servirà come nostro riferimento, possiamo dire è un simbolo. Creiamo un loop con lo statement while e diciamo fino a che, perché while significa proprio questo. Diamo uno spazio e riscriviamo nuovamente a uguale a 0. Che cosa? Prima di tutto scriviamo la parola per chiudere il ciclo WHEND. Dunque andiamo a capo, di nuovo a capo e scriviamo WHEND. Riandiamo di sopra. E questa volta scriviamo all'interno freemem uguale, apriamo le parentesi, dobbiamo immettere un valore espresso in bit incluso appunto nella parentesi tonda. Allora, siccome deve liberare la RAM, questo valore non deve superare il valore in bit effettivo dei banchi di RAM installati. Quindi, se io avessi due RAM da 1 giga l'uno, quindi 2048 mega di RAM, io non devo superare questo numero preimpostato di default per il PC. Come si fa? Si mette un valore vicino alla soglia, ma non la dobbiamo superare. Scriviamo il valore in byte, cioè 2048. E dunque cosa dobbiamo fare? Semplicemente andare ad aggiungere 6 zeri. Ok, possiamo ora chiudere le parentesi tonde. Scriviamo sotto il temporizzatore, invochiamo l'oggetto vscript. Sleep. E di nuovo in parentesi tonde. Immettiamo il valore in millisecondi. Dunque, se voglio settare ogni minuto sarà 60.000 millisecondi. Ok, possiamo chiudere le parentesi. Lo salviamo sul desktop per comodità. Lo rinominiamo in RAM Booster. Ok. Quale estensione scegliere? Semplice, la VBS. Salva. Ok, possiamo chiudere. Possiamo testare il funzionamento. Se non abbiamo messaggi di dialogo in errore, va tutto a norma. Una cosa da fare per dare più azione a questo file, andare a cercare la cartella automatica di esecuzione dell'avvio, andare a creare un collegamento, ok, e spostarlo nella scheda esecuzione automatica. Lo possiamo rinominare, ok, è più preciso così. E dunque, cosa significa questo? Che ogni volta che Windows si avvierà, anche lo script sarà subito in funzione, in modo che ogni volta che accendete il vostro computer si pulirà automaticamente la memoria RAM. Bene, per questo video è tutto, spero che sia stato utile. Mi raccomando, ci saranno altri video simili a questo, dunque non esitate a visualizzarli e a mettere un bel like.